a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è uscito il numero 25 del castello di Hogwarts di Harry Potter e come avevamo visto la settimana scorsa si tratterà sicuramente di un numero nel quale non monteremo nulla, però come al solito lo andiamo ad aprire insieme e andiamo a vedere a chi è dedicato questo fascicolo, ma soprattutto cosa dovremo fare la prossima uscita. Ok, allora andiamo ad aprire il numero. Questa, vabbè, è la bustina con i pezzi del tetto che chiaramente non apriremo in questa volta perché tanto non ci servono. E andiamo a dare una rapida occhiata. Adesso chiaramente lo andremo a vedere da vicino. Ed è dedicato ad Hagrid questo numero, per cui direi di spostarci da vicino così lo analizziamo un attimo e vediamo cosa dobbiamo fare la volta prossima. Allora, quindi il numero 25 lo andiamo ad aprire insieme, lo sfogliamo e vediamo cosa c'è scritto qui. Intorno al castello di Hogwarts si estende una fitta e oscura foresta. Questa è la foresta proibita. Mentre qui vediamo altre immagini di Harry e Draco Malfoy mentre vanno in giro per il bosco e qui vediamo altre immagini con il nostro Hagrid. Allora, qui praticamente andiamo a vedere che abbiamo... Ah, ecco, l'ho sbagliato! Non è dedicato ad Hagrid questo numero, ma è dedicato ad Aragog, che praticamente è un ragno gigante amico di Hagrid. Quindi abbiamo la foto di Hagrid, ma fondamentalmente il fascicolo è dedicato a questo ragno gigante che si chiama appunto Aragog. Mentre per quanto riguarda le fasi di assemblaggio, che in questo numero non ci sono, vediamo che riceviamo le altre due parti del tetto, quindi questa e questa, e quindi abbiamo il parziale tetto cattedrale lato scorrevole e ci dice di conservare le parti per essere inserite nella struttura in uscita nel numero 37. Qui invece da quest'altro lato abbiamo il parziale tetto cattedrale del lato chiuso e anche in questo caso conservare le parti per essere inserite nella struttura nell'uscita 37. Mentre per quanto riguarda la prossima uscita vediamo che, come nell'altra volta, abbiamo le 12 finestrelle da mettere su queste due parti del tetto, quindi un montaggio più o meno noioso, e abbiamo anche Remus Lupin come minifigure, abbiamo un altro personaggio da aggiungere alla nostra bellissima collezione. Quindi lo so, purtroppo anche in questo numero non montiamo niente, l'abbiamo già visto, l'avevamo già detto e purtroppo non possiamo farci nulla, però piano piano accumuleremo talmente tanti pezzi, quindi arriverà un numero in cui ce li faranno assemblare tutti quanti. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qui sotto se siete allineati anche voi con le uscite, se quindi avete appena comprato questo numero 25, fatemi sapere se c'è qualunque tipo di problema nel montaggio o anche nei pezzi, perché no, magari c'è qualche cosa di difettoso, per cui magari controllate sempre la qualità e che sia tutto ok. E io a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi piacciono questi video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei prossimi video. Io vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!